Dottoressa Daniela Comunale, delegata alla sanità del comune di Rocca d'Aspide, lei è anche un'oncologa e questa giornata qui a Rocca d'Aspide è dedicata proprio alla prevenzione per il tumore al seno, perché è sempre importante parlare di prevenzione, appunto. È sempre importante perché è l'unica vera arma che abbiamo per vincere il tumore al seno. Semplicemente una diagnosi precoce può salvare la vita di una donna, perché scovare qualcosa che ancora non si sente sotto le mani alla palpazione. Io dico sempre, non aspettiamo di trovare una nocciolina, sentire una nocciolina a seno quando facciamo la doccia. È meglio e sicuramente molto più probabile poter guarire quando non avvisiamo nulla, non accusiamo nulla, ma andiamo con gli esami di approfondimento diagnostico e con gli screening a trovare qualcosa che non si sente. In quel caso, grazie alla ricerca, grazie alle tecniche chirurgiche che abbiamo oggi a disposizione, possiamo salvare molte donne. Per cui vogliamoci bene e ricordiamo che il miglior investimento per la nostra vita è proprio la prevenzione. Anche Rocca d'Aspide aderisce a Pink Your Life, una giornata dedicata alla prevenzione per il tumore al seno. Ne parliamo con Francesca Mauro, consigliere delegata alle politiche sociali, e questa è un'iniziativa che coinvolge tanta gente e si inculca a tanta gente la cultura della prevenzione. Sì, è importante parlare di prevenzione, ma soprattutto è necessario fare prevenzione. L'associazione Liberamente Donne, che ha voluto Pink Your Life, sostenuta dall'amministrazione comunale, si è impegnata in tutto e per tutto. E uno dei miei più grandi desideri è proprio quello di creare una comunità che si voglia bene, che faccia della salute, insomma, il perno più importante, perché è il bene più prezioso che abbiamo. Io poi, in qualità di nutrizionista, dico sempre a tutti che lo stile di vita è necessario, solo necessario, è necessario seguire poche regole, semplici regole, ma che dobbiamo costantemente tenere presente: mangiare bene, sano, avere una coscienza alimentare. Non possiamo mangiare quello che vogliamo quando vogliamo, dobbiamo fare attività fisica e dobbiamo tenere lontano quei vizi che ci fanno male, il fumo per esempio, l'alcol. E quindi è necessario parlare di tutto questo, è necessario creare una comunità informata che possa quindi sapere come fare prevenzione. Ottobre, mese della prevenzione, grazie all'associazione Liberamente Donne, retta da Elisa Coviello, ritorna anche a Rocca d'Aspide Pink Your Life, una giornata dedicata proprio alla prevenzione in cui Largo Fratelli del Giudice qui a Rocca d'Aspide si è colorato di rosa. Sì, anche noi, anche Liberamente Donne, anche la città di Rocca d'Aspide si unisce al resto del mondo, colorando ottobre di rosa, di tutte le sfumature del rosa. Praticamente partecipiamo alla campagna mondiale di sensibilizzazione nei confronti della prevenzione del tumore al seno. Quindi non c'era miglior modo di abbracciare questa causa tingendo questo piazzale di rosa, un piazzale che per tutte le donne della nostra comunità significa tanto. E in tutto ciò, oltre alle illuminazioni, c'è questa serata, dove oltre ad arte, musica, spettacolo, tanta beneficenza, si potranno prenotare delle visite gratuite con senologi, nutrizionisti e psicologi per dei consulti semplici e gratuiti. Quindi Pink Your Life non è solo il darsi la mano per creare una manifestazione, ma proprio un andare lontano verso un obiettivo comune, quello di volerci bene, come atto d'amore per gli altri, ma soprattutto per noi stessi.